Buona giornata e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra trasmissione Bianco e Nero, uno spazio preparato dalla redazione di Big Notizie in cui parliamo di attualità, di politica, di tutti i temi più importanti che riguardano Civitavecchia e il comprensorio. La prima settimana abbiamo ospitato il sindaco Ernesto Tedesco, una settimana fa ci è venuto a trovare il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Gabriella Sarracco, per parlare appunto dei temi più rilevanti. E devo ringraziare tutti quelli che ci hanno seguito perché abbiamo avuto una risposta particolarmente significativa da parte del pubblico. Un altro tema che fa discutere non soltanto in questi ultimi giorni, ma oramai da anni praticamente, a Civitavecchia il futuro della partecipata Civitavecchia Servizi Pubblici, partecipata al 100% dal Comune di Civitavecchia. Pochi giorni fa c'è stata la ricapitalizzazione da parte del Comune con una cifra importante, 3 milioni di euro, ma si sta discutendo su quello che si può fare per rendere finalmente diciamo più produttiva e più solida questa società che tante perdite ha maturato in questi ultimi anni. Ne parliamo questa sera con l'assessore alle partecipate del Comune Civitavecchia, Daniele Barbieri. Benvenuto. Buonasera. E accanto a me, come abbiamo insomma sempre detto, c'è una figura importante, un analista, un giornalista che tutti conoscono a Civitavecchia. Io lo chiamo il maestro perché insomma ci dà sempre la possibilità di crescere, lavorare vicino a personalità e sensibilità del genere. Do il ben ritrovato a Giampiero Romiti. Ciao Giampiero. Buonasera a tutti. E allora entriamo subito nel vivo della trasmissione. Ricordo che questa puntata, come le altre, la potete seguire per tutta la settimana sui nostri canali social, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, ma anche sul sito internet di Big Notizie, cosa che ricorderemo anche prima di concludere questa trasmissione. Ma appunto entriamo subito nel vivo perché, come dicevo in fase di presentazione, non so adesso precisamente che giorno, ma insomma, una settimana fa, 10 giorni fa più o meno, c'è stata questa assemblea dei soci che ha determinato l'attesa ricapitalizzazione dell'azienda. Lo diciamo anche poco fa, a microfoni spenti con l'assessore Barbieri, si è deciso di ripianare le perdite della società per quello che riguarda l'esercizio 2019, mentre sul 2020 è stata appunto trovata questa soluzione tampone, chiamiamola così, legata all'emergenza Covid con il decreto rilancio, se non sbaglio, che permette appunto di rinviare il ripianamento delle perdite del 2020 diciamo al prossimo futuro. Ecco, volevo capire dall'assessore se le cose sono andate così innanzitutto e che cosa prevedete, su che cosa state lavorando, perché poi questa è una, diciamo così, un congelamento. Il problema si ripresenterà fra un po' di tempo, no? Sì, è assolutamente corretto quello che è stato detto, nel senso che l'amministrazione comunale ha inteso ripianare le perdite per quanto concerne l'esercizio del 2019, perdite che sono state ripianate con il conferimento di mezzi e di somme in contanti per circa 500.000 euro alla società CSP per un totale di circa 3 milioni di euro rispetto ai 2.400.000 euro che erano invece la perdita totale per il 2019. E poi l'amministrazione comunale ha ritenuto opportuno avvalersi di questa sospensiva che è data dal decreto rilancio, quindi il comma 266 dell'articolo 1 della normativa che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre del 2020, che congelava la possibilità di ripianare le perdite della società per l'anno 2020. Quindi, diciamo, l'amministrazione comunale ha inteso avvalersi di questa facoltà, ha completamente ripianato tutte le perdite del 2019, mettendo anche un di più, perché circa 600.000 euro in più rispetto a quello che era invece il quantitativo economico della perdita, usufruendo poi di questa soluzione tampone che viene poi spalmata nei 5 anni successivi rispetto all'anno del 2020, che è possibile ripianarla entro Ah, quindi l'esercizio del 2025. per capire se ho compreso,
se il, diciamo, il debito che è maturato nel 2020 può essere ripianato in 5. Nei 5 anni successivi, fino Ok. all'esercizio dei 5 anni successivi, quindi a partire Ah. dall'aprile del 2025, Quindi questa aprile, è una marzo, cosa che aprile non sapevo, è una 2025. novità interessante. Prima poi di dare spazio e voce ovviamente a Giampiero, io una cosa volevo chiedere. Lei è chiaramente entrato da poco tempo, qualche mese che è assessore responsabile appunto di questo delicato settore, appunto legato alle partecipate. E quindi si è trovata a intervenire in maniera, diciamo così, emergenziale per metterci una pezza. Ecco, secondo lei, su che cosa deve lavorare il Comune di Civitavecchia? Perché da un lato c'è chiaramente da salvaguardare il posto di lavoro di quasi 400, adesso non so quanti sono, quasi 400 lavoratori, esatto, che comunque vivono a Civitavecchia e che spendono anche i loro soldi a Civitavecchia, Molte dei quali con famiglia. molti dei quali con famiglia. E dall'altra parte però ci sono i cittadini, i contribuenti, no? Che chiaramente non è che possono tutti gli anni sacrificarsi per tenere in piedi la società, come è successo fino ad oggi. Ecco, da cosa passa? Cioè, c'è una terza via, nel senso che per trovare un equilibrio. Beh, diciamo che la strada dell'equilibrio è stata tracciata anche con la delibera 78 del Consiglio Comunale del 30 di ottobre del 2020. Io sono stato nominato assessore a metà dicembre del 2020, quindi ho trovato comunque una situazione già implementata da questo punto di vista. Però naturalmente questa delibera del Consiglio Comunale, quindi la massima assise dell'amministrazione comunale, dava degli atti di indirizzo abbastanza specifici alla società, sicuramente il ripianamento delle perdite, questo emendamento relativo alla questione del finanziamento bancario che poi non è arrivato, ma in realtà questione un po' all'atere perché molti dicono che questo finanziamento in realtà era un di più, perché comunque con la nuova implementazione dei contratti di servizio che l'amministrazione comunale ha avviato, quindi la nuova implementazione dei contratti di servizio, alcuni contratti di servizio nuovi alla società permettevano comunque a questa di viaggiare con le proprie gambe, quindi una situazione di linearità affinché la società viaggiasse in maniera lineare e che comunque questa portasse ad un eventuale pareggio della situazione debitoria della stessa. Giampiero. Io ho seguito molto da vicino, con sommo piacere, l'esordio del qui presente assessore quando si è presentato naturalmente nella sua nuova veste di responsabile di CSP. E mi ha colpito molto, alcune mi hanno colpito molto sue dichiarazioni, che poi naturalmente dirò esattamente di cosa si tratta. La mia domanda è questa: lei si aspettava di trovarsi di fronte ad una situazione così, così intricata? Perché è evidente, lei a turno ha dichiarato, vado telegraficamente, mi sono trovato di fronte a delle situazioni irregolari che non erano state mai messe a posto. Adesso dice che la delibera 78, beh, era stata considerata la panacea di tutti i mali. E invece abbiamo dovuto apprendere addirittura da un sito internet, anziché da un comunicato ufficiale del comune, che la banca alla quale il comune si era rivolto per il finanziamento di tot milioni, di quanti erano 2 milioni, quanti 2 non milioni, 3 milioni, quanto no, non 2 essere, 2. invece poi lì non era stato raccolto dalla banca. Insomma, mi sembra che in questa CSP, prima che arrivasse lei, in base a quello pure al quadro che lei ha illustrato dettagliatamente e molto lucidamente, era come se fosse un qualcosa, era un'azienda che navigava a vista. Ce l'ha avuta questa impressione lei? No, In allora, base alle sue parole, alle sue dichiarazioni? Giampiero, lo ringrazio perché è comunque una persona sempre molto, molto No, puntuale da questo punto di vista. Non mi sono mai permesso di dire che la però io delibera. non sono un maestro, come diceva lui, No, insomma.
No, no, un maestro e questo lo confermo. Lo è. Non mi sono mai permesso di dire che la delibera 78 fosse la panacea, perché comunque... No, era stata considerata. È un qualcosa che non ho seguito io personalmente. Io quando sono arrivato, la delibera 78 del Consiglio Comunale del 30 di ottobre... È stato comunque un qualcosa che è stato licenziato in maniera favorevole da parte del Consiglio Comunale. E credo che comunque una decisione del Consiglio Comunale debba essere considerata come la volontà popolare, perché il Consiglio Comunale esprime la volontà degli eletti. La volontà degli eletti rappresenta comunque la volontà del popolo, quindi la volontà dei cittadini di Civitavecchia. Sicuramente CSP aveva dei problemi radicati, perché comunque una società che ha una perdita strutturale è comunque una società che ha dei problemi. Ce l'ha tuttora, in maniera minore rispetto a come era prima, però comunque ce li ha tuttora. E quindi alcune azioni correttive previste anche dalla delibera del Consiglio Comunale numero 78, che poi ne parliamo sempre, perché comunque è quella che è stata stato il che ha dato il via a tutta una serie di ristrutturazioni e che ha comunque valutato positivamente il piano di ristrutturazione aziendale, era comunque quella situazione che veniva vista in maniera molto favorevole per tutta una serie di attività della società. Quindi sicuramente ben vista in maniera positiva, però naturalmente qualche correttivo abbiamo scoperto poi successivamente di cui necessitava. Ci siamo trovati con le problematiche di ritardare quando abbiamo fatto l'assemblea straordinaria per la ricapitalizzazione, ci siamo trovati nella situazione in cui i mezzi che dovevano essere conferiti, e in particolare gli autobus... Bravo, ecco, tutto perfetto. Infatti questo è quello che... In realtà... Lei ha sottolineato che ci sono state delle situazioni che addirittura è come se il comune che doveva essere proprietario di un qualcosa... Esatto. Diciamo che non era proprietario formalmente, in realtà lo era materialmente, però tecnicamente il notaio avrebbe dovuto trasferire il diritto di proprietà di alcuni beni che in realtà formalmente non erano intestati al comune, perché beni che venivano dati con una donazione da parte dell'Enel, gli autobus in particolare, erano stati conferiti al comune con un atto di conferimento di donazione da parte dell'Enel, ma questi non erano registrati, quindi in realtà non erano materialmente proprietà del comune, quindi noi dal notaio ci siamo trovati a dover conferire dei beni che il notaio non poteva trasferire perché non erano di proprietà del comune. Quindi abbiamo dovuto formalizzare e quindi regolarizzare tutta una serie di situazioni, e la questione degli autobus per esempio è stata formalizzata l'8 di febbraio, quindi l'iter di trasferimento e di registrazione per quanto concerne la proprietà degli autobus al comune di Civitavecchia è stata definita l'8 febbraio del 2021. Vede assessore, io sono, scusa, Pierluigi, Luigi, prego, tanto per completare questo discorso, sono, non lo dico per piaggeria, sono perfettamente proprio convintissimo che lei sia un campione di onestà intellettuale. E non posso assolutamente pensare, non sono nemmeno schierato dall'idea che quando ha fatto questa dichiarazione lei abbia voluto lanciare una frecciata a chi? Al suo predecessore. No, assolutamente no. Me ne guarderei bene anche perché comunque con il mio predecessore ho un rapporto, di amicizia che ci lega da anni, al di là di questo. Il problema è che c'è stato questa situazione proprio per chiarezza e per correttezza. Io personalmente sono stato nominato assessore il, se non ricordo male, il 10 o l'11 di dicembre, e ho partecipato al primo incontro ufficiale per quanto riguarda CSP con un'assemblea dei soci che era stata fissata per il giorno 16 dicembre del 2020. Quel giorno, 5 minuti prima che iniziasse l'assemblea, ho appreso da presidente del consiglio del collegio sindacale che il notaio aveva rappresentato la problematica dell'iscrizione dei pullman. Quindi da lì ci siamo attivati con gli uffici comunali per risolvere questo problema, che è stato risolto poi successivamente, e precisamente l'ultima, credo che la registrazione ufficiale sia stata l'8 di febbraio. Quindi nel momento in cui abbiamo appreso questa situazione ci siamo attivati affinché questa situazione venisse poi sanata, proprio per mettere un punto e
dare corso a quello che era la volontà del Consiglio Comunale di trasferire i beni a CSP. Sono soddisfatto, Pierluigi. No, no, c'è il punto, no. Perché è una risposta veramente perfetta. D'altro canto, se non c'è stata chiarezza prima, adesso c'è. C'è adesso. E poi carta canta, quindi. Io volevo cliccare il tasto, però, ancora su... Su un tema che abbiamo toccato, ho toccato io a livello di domanda inizialmente, perché questa è un'azienda, immagino che lei, assessore, stia lavorando per l'immediato, per cercare di chiaramente di trovare tutte le soluzioni per tamponare la situazione debitoria o comunque di criticità economica dell'azienda, ma anche per vedere un futuro diverso, diciamo, da quello che si è palesato fino ad oggi. Allora, fermo restando che, ce l'ha detto anche qui il sindaco 2 settimane fa, l'obiettivo, la priorità è quella di salvaguardare i posti di lavoro di tutti i dipendenti CSP, si comincia a parlare, assessore, di privatizzare dei settori. Perché uno dice, ma allora, questa è un'azienda che credo abbia, adesso non so a livello percentuale precisa, però sicuramente dal 70% in su, di spese e costi legati alle spese del personale. Ecco, se non si passa da lì, cioè da magari un taglio o comunque una rivisitazione dell'organico dei dipendenti, e non si cedono, non lo so, non si privatizzano, ecco, quale può essere la soluzione per mettere in pareggio un'azienda che perde oggettivamente, per come è stata strutturata, manca qualche cosa? Allora, sicuramente è una riqualificazione che deve essere fatta a 360 gradi, e questo è un dato oggettivo. Credo che sia necessario, lo ha detto il sindaco, lo confermo io, perché comunque è la volontà dell'amministrazione comunale, siamo in perfetta sintonia da questo punto di vista con il sindaco e con tutti i membri dell'amministrazione comunale da questo punto di vista. Siete in sintonia anche col CDA di CSP? Siamo in sintonia anche con il CDA di CSP, perché formalmente l'amministrazione comunale è quella che dà l'atto di indirizzo al Consiglio di amministrazione, poi è il Consiglio di amministrazione che deve comunque mettere in pratica le volontà dell'amministrazione comunale, perché di fatto l'amministrazione comunale è il socio unico. Certo, il socio unico non entra, e questo lo dico da soggetto che stava dall'altra parte, perché comunque la mia esperienza professionale mi ha portato anche a gestire le società non da assessore, ma da membro dei consigli di amministrazione o da direttore generale. Quindi si acquisiscono le volontà del socio unico e poi è la governance aziendale che decide di mettere in pratica in un modo o nell'altro le volontà del socio unico. Ci sono alcuni servizi. Ho sentito parlare parecchi giorni sul giornale di questa questione dell'esternalizzazione del servizio del verde che è stato privatizzato. Esatto. In realtà rientrava nel piano di ristrutturazione aziendale, cioè l'azienda che nel piano di ristrutturazione aziendale ha indicato, nella famosa delibera 78 del Consiglio Comunale, e Giampiero annuisce giustamente, perché comunque ne parliamo giornalmente, si parlava, la stessa società che ha detto al socio unico reinternalizza il servizio, perché questo servizio per me è un servizio che mi porta in perdita. Quindi di fatto il socio unico ha dato volontà a quello che era una decisione da parte della governance aziendale, così come la questione della chiusura della farmacia della stazione comunale, farmacia che 2019-2020 ha dato degli esiti in perdita e anche in maniera cospicua, quindi l'amministrazione comunale, il socio unico ha dato indicazione alla società di ridurre le perdite, fra cui anche quella di chiudere un ramo che portava comunque una perdita strutturale cospicua. Cioè parliamo di una media di 200.000 euro annui, che in un biennio sono circa 400.000 euro di perdita. Quindi è stata una volontà concordata, se così possiamo dire, o fra virgolette, con l'azienda, affinché comunque si togliessero quelle situazioni che portavano poi all'azienda una perdita. Quale può essere la ricetta per uscire dal ripianamento costante del comune? Beh, la ricetta sicuramente è rimodulare, io non parlo né di esuberi, non parlo di licenziamenti, non parlo di situazioni di esuberi di personale, ma rimodulare tutta quella che è una situazione legata al personale per un efficientamento dei servizi, quindi il personale deve essere utilizzato per efficientare i servizi e che questi servizi portino una risposta positiva
alla cittadinanza. Di fatto CSP è il braccio operativo dell'amministrazione comunale. CSP è la risposta che l'amministrazione comunale dà alla gente. Se CSP funziona, i cittadini sono contenti, perché comunque di fatto sono quelli che danno i servizi che sono visibili ai cittadini. Vabbè, i cittadini pagano le tasse. Assolutamente per sì. I servizi. Assolutamente sì. Allora, ci fermiamo per un brevissimo spazio dedicato agli spot e ritorniamo in studio per la seconda parte di trasmissione. Partiamo da Giampiero, perché sì, chiaramente anche perché dobbiamo... questo è un discorso molto interessante. Siamo partiti soft, abbiamo trattato bene l'assessore, adesso nella seconda parte ci siamo scaldati, no, a parte gli scherzi. Ci ritroviamo qui tra pochissimo, restate con noi. Eccoci, seconda parte di trasmissione con Bianco e Nero. Stiamo parlando di politica e con focus soprattutto su il futuro di Civitavecchia Servizi Pubblici, la partecipata del Comune. Siamo in compagnia dell'assessore del settore, le partecipate, Daniele Barbieri, e accanto a me c'è il giornalista Giampiero Romiti, e riparto proprio da lui perché sul finire della prima parte di trasmissione appunto volevo coinvolgere nuovamente Giampiero Romiti nel dibattito. Allora, Giampiero, innanzitutto ti ha convinto, diciamo, le ricette che ci ha fornito l'assessore? No, ricetta è convinzione. No, io sulla questione del verde pubblico, l'altro tanto l'ho pure scritto, ma non per citarmi, perché è sempre molto, molto sgradevole autocitarsi, però io non riesco a capire se l'assessore giustamente parlava di modulazione dei servizi. Beh, 400 dipendenti, manutenzione del verde pubblico, una società, un'azienda, come Civitavecchia Servizi Pubblici, che tra poco noi chiameremo Civitavecchia Servizi Privati, perché ormai la strada intrapresa è quella, però voglio dire, non riesce a formare una squadra che possa occuparsi di verde pubblico. E ho sentito anche negli esponenti piuttosto robusti dal punto di vista dello spessore che hanno, dell'importanza che hanno all'interno della Giunta, che il ricorso a questa società che è di Comenza, così che si occupa adesso del verde pubblico, rappresenta addirittura un risparmio per l'azienda. Vabbè, evidentemente io sono proprio zero da questo punto di vista. Se si risparmia dando i soldi agli altri anziché tenerli all'interno della stessa azienda, se adesso si chiama risparmio, vuol dire che io sono talmente vecchio che i tempi sono cambiati. No, non, allora. Meno male che hai iniziato con un no. non entro nel merito, della questione. Lei è responsabile della partecipazione. Sì, ma non entro nel merito, ma non perché voglio lavarmene le mani, è perché a questa situazione. Credo che non più di 15-20 giorni fa l'assessore Magliani, che è comunque il diretto interessato della Bene, io non avevo fatto il nome, l'ha fatto nonché, lei. Nonché vice sindaco, ha risposto in maniera assolutamente precisa e puntuale agli attacchi. Beh, agli attacchi. Sì. Secondo me a tutta una serie di attacchi, ma dando poi delle risposte numeriche assolutamente precise su quello che è il costo che l'amministrazione comunale aveva prima e il costo che l'amministrazione comunale ha ad oggi. E ripeto, volontà che l'amministrazione comunale ha preso in virtù di quello che gli è stato rappresentato dalla governance aziendale. Cioè non è stata una scelta dell'amministrazione comunale, è stato un qualcosa che è stato rappresentato dalla governance aziendale e riportato poi nel piano di ristrutturazione aziendale, presentato sempre dall'azienda e votato favorevolmente da parte del Consiglio Comunale. Ok, no, risposta pure questa è esauriente. E io naturalmente sempre dall'alto o dal basso della mia
perfetta ignoranza in materia, capisco che la governance aziendale ha ritenuto che all'interno dell'azienda stessa ci sono dei dipendenti che non sanno fare il loro lavoro. Vabbè, ma prendo atto e viva così, intanto anche così. Quindi non riesco a capire quale possa essere il futuro, se davvero roseo oppure no, di questa CSP. Io mi auguro che non si privatizzi niente. Io sono contro le privatizzazioni, perché ritengo che in un momento di contingenza come quello che stiamo vivendo, il mantenimento del posto di lavoro è fondamentale. E se si andrà alla privatizzazione di CSP, chi ne pagherà le conseguenze saranno i dipendenti. Questa è la mia opinione. Naturalmente spero di sbagliarmi e magari se sbaglierò perché verrà ribaltato tutto quello che io penso, avrò il piacere di essere smentito, anzi oserei dire, scusami Pierluigi, mi scusi Assessore, sputtanato in diretta. Beh, questo se posso, se mi è consentito, non uso il termine sputtanato perché non mi permetterei mai nei confronti di Giampiero di usare un termine del genere. No, ma non manco. Però, diciamo che la delibera 78 del Consiglio Comunale, quindi la volontà dell'amministrazione comunale, non deve essere vista solo, perché il discorso lo dobbiamo vedere a 360 gradi, non lo possiamo vedere solo a spot, perché se noi prendiamo in un discorso, se estrapoliamo solo una frase, ha un significato, se la mettiamo in un contesto più ampio, magari ha sicuramente un significato diverso. E difatti c'è ragione, no, io ho ragione perfettamente, perché però vedrai che adesso la seconda puntata arriverà con i servizi cimiteriali. Quello sicuramente. Però sicuramente. Per quanto riguarda la questione del verde, posso dire che comunque la volontà dell'amministrazione comunale di non privatizzare CSP è data anche dal fatto che CSP sulla delibera dell'approvazione del piano di ristrutturazione ha dato mandato al portare a CSP nuovi contratti di servizio, rimodulare i precedenti e riportare nuovi contratti di servizio. Se l'amministrazione comunale avesse avuto la volontà di privatizzarla, non avrebbe messo nelle mani di CSP nuovi contratti di servizio per l'espletamento di attività in house, avrebbe agito sicuramente in maniera assolutamente diversa. Quindi diciamo che qui posso essere smentito anche domani mattina, sono assolutamente certo di poter smentire Giampiero Romiti sulla questione di una volontà da parte dell'amministrazione comunale di privatizzare CSP e quindi di mettere in discussione quello che è la salvaguardia dei posti di lavoro dei dipendenti, proprio perché comunque la volontà del Consiglio Comunale è andata in quella direzione. Tanto è vero che io prendo atto di quello che dice, perché proprio la classica mossa, questa è la classica mossa del cavallo. Cara CSP, poi vediamo che si fa. Ah, non l'hai saputo fare, allora via. Ma vedremo pure, vorrò essere sputtanato anche su ancora. Ai posti di larga sentenza, come direbbe qualcuno. Vedremo. Una cosa che è finita un po' nel dimenticatoio, Assessore, lei ovviamente non era ancora in giunta, è una delibera di giunta, mi sembra di luglio 2020, nella quale si dava l'indirizzo politico all'azienda di pianificare, diciamo così, un nuovo sistema di raccolta stradale di rifiuti. Differenziata. Esatto, la raccolta differenziata. Sì. Ecco, da quel processo, da quel percorso di cambiamento, secondo l'amministrazione comunale, doveva poi determinarsi anche un risparmio, oltre a un miglioramento del servizio di raccolta differenziata, anche un risparmio consistente, perché insomma c'erano delle modifiche che miravano proprio a un risparmio dei costi. È stato anche redatto un piano da parte di un ingegnere ambientale, un consulente di CSP, però poi non si è più dato seguito a questa iniziativa. Ci può dire quale sarà il futuro della raccolta differenziata a Civitavecchia? Non è che non si è dato seguito, diciamo che è stato... Si parlava di ecostazioni, mi ricordo. No, c'è la situazione, e questo rientra anche nel piano di ristrutturazione aziendale, che comunque ha portato ad una valutazione economica anche la modifica o la implementazione di nuovi servizi della raccolta, che sono
comunque situazioni che l'azienda sta portando avanti, non li ha messi nel dimenticatoio, c'è stato comunque uno studio, questo studio è stato valutato dalla governance aziendale. È stato rappresentato alla volontà del socio unico. Naturalmente ci sono dei tempi tecnici per poter mettere insieme tutta una serie di situazioni. C'è stato il problema della definizione del piano di ristrutturazione e quindi della copertura delle perdite per permettere comunque poi la continuità aziendale da parte dell'azienda, e questo fa parte, quindi anche la questione della rimodulazione del piano di raccolta fa parte comunque di tutta una serie di iniziative che vengono messe in atto dal 1 gennaio in avanti per portare poi l'azienda a viaggiare con le proprie gambe, e quindi comunque ad avere una linearità, una continuità nello sviluppo aziendale, e di conseguenza anche anche finanziariamente, insomma, di riportarla ad un equilibrio che gli permetta di vivere una vita, se così possiamo dire, serena. Quindi diciamo questo processo di cambiamento potrebbe essere anche Assolutamente sì. nel corso dei prossimi mesi andrà, Assolutamente si concretizzerà. Ecco, sì. questa già è una novità importante Questa è una novità perché importante. lei la vede di buon occhio perché c'erano state delle polemiche, no? In riferimento al fatto che si passasse in alcune zone della città ad Sì. una raccolta stradale Stradale. piuttosto che... Allora, io sono sempre dell'idea, anche per deformazione professionale, che molte scelte possono essere per certi versi condivise, per certi versi non condivise, perché c'è chi è una scelta piace e che una scelta non piace. Però secondo me poi, se si arriva ad un punto di equilibrio, si cerca comunque una soluzione che possa andare bene a tutti, all'amministrazione comunale, alla società e alla cittadinanza, quindi permettere comunque di svolgere un servizio che poi dia comunque un servizio reale, comunque un servizio che sia utile, non dico il servizio eccellente, perché nessuno riesce a dare un servizio eccellente, però un servizio utile alla cittadinanza, che porti comunque poi ad una corretta gestione di quella che è l'attività imprenditoriale di CSP, perché di fatto CSP è una società che deve continuare a vivere in maniera lineare, perché comunque quella società che è il biglietto da visita dell'amministrazione comunale deve svolgere dei servizi che poi la cittadinanza devono essere servizi utili. Servizi che materialmente tocchiamo con mano. Ci sono dipendenti che lavorano in maniera straordinaria Certo. a CSP, no? Non possiamo dire che questi non svolgano il loro servizio. E quindi di fatto dobbiamo metterli in condizione, con la volontà di tutti quanti, società stessa e socio unico, di svolgere in maniera tranquilla il proprio lavoro, senza stare con la spada di Damocle che domani la società fallisce perché la volontà dell'amministrazione comunale è quella di portare la società al fallimento perché la deve privatizzare. Assolutamente no. L'amministrazione comunale ha dato un segnale assolutamente in senso contrario rispetto a quelle che sono le voci. Quindi credo che sia opportuno sottolinearla questa cosa e tranquillizzare tutti quanti. Io devo dire, e questo lo riconosco proprio, che il Postegrasso ha rappresentato e rappresenta un vero e proprio, come dicono quelli bravi, new deal. Tanto per dirci, io odio poi gli inglesismi, che stanno proprio su quel cosiddetto cosetto, però il nuovo corso. E sono rimasto particolarmente colpito da un effetto speciale che ultimamente avete prodotto in maniera straordinaria e che rappresenta, secondo me, un unicum addirittura a livello nazionale. Una maggioranza che fa la proposta di avviare un'indagine consiliare sull'operato di CSP. Questo è qualcosa di straordinario. Cioè, è la maggioranza che dice: indaghiamo su quello che abbiamo fatto in CSP. Non è stata una richiesta piuttosto scontata, consuetudinaria dell'opposizione. Per cui si potrebbe pure verificare che voi adesso andate a ispezionare quello che è accaduto e vi potreste accorgere che avete fatto qualche cazzata. Allora, a quel punto, che cosa succederebbe? Ti vedo carico stasera. No, no, che sono carico. È una domanda che
che faccio all'avvocato, che è un interlocutore veramente straordinario, e mi complimento. Eppure questo non è per piaggeria. Sa, l'opposizione dice, guarda che tu hai sbagliato a ricapitalizzare, tu hai sbagliato a fare questo, e tu poi. Tu invece potresti riconoscere, tu maggioranza stessa, che hai adottato il provvedimento, che quel provvedimento però poteva essere pure migliore e che quindi non va bene. Ma capisco che questa potrebbe essere per certi versi una domanda particolarmente scomoda a cui uno potrebbe rispondere in un certo modo. Ma se realtà... ricorda, scusi, lei è molto colto, però se ricorda la favoletta, no? I tre famosi pifferai. Come no? Andarono per suonare. Assolutamente. E rimasero suonati. Assolutamente sì. Perché loro si sentivano veramente dei musicisti eccezionali. Suonare nel paese e fa il loro concertino, tutto quanto. Se fanno presto a fuggire a Bazzauro. Perché so, così. No, ma questo. Allora, questa risposta la do all'amico Giampiero in maniera assolutamente. Assolutamente tranquilla. Anzi, a maggior ragione, forse questo è proprio. La rappresentazione della tranquillità dell'amministrazione comunale nell'operato per quanto concerne tutta la vicenda CSP. È perfetto. Cioè, un'amministrazione comunale che avrebbe dovuto nascondere qualcosa su determinate scelte non avrebbe mai portato all'attenzione la istituzione di una commissione di valutazione su una determinata attività. Questo è il massimo della trasparenza che l'amministrazione comunale dà proprio agli occhi di tutti, cioè agli occhi della cittadinanza. Cioè l'amministrazione comunale dice siamo talmente tanto sicuri che noi chiediamo che qualcuno valuti un determinato operato, perché se c'è magari, non dico gli errori li facciamo tutti quanti, un errore che può essere corretto, ben venga, valutiamolo, correggiamolo, mettiamoci seduti a tavolino, discutiamone, cerchiamo la linea migliore. Se l'amministrazione comunale avesse dovuto nascondere qualcosa, una commissione di valutazione, nessuno si sarebbe mai pensato di portarla. La trasmissione finisce qui perché sono soddisfattissimo. Post scriptum, quello che dice l'assessore, perché se prima la polvere era stata messa sempre sotto il tappeto, adesso togliamo sto tappeto perché deve essere tutto pulito. Polveriamo tutto all'esterno. Io volevo fare un'ultima domanda, insomma una delle ultime domande all'assessore Barbieri, perché prima accennava appunto ad una rivisitazione anche dell'organico e del personale, cose che abbiamo sentito anche dire al sindaco tedesco nelle scorse settimane. Quindi state lavorando su questa... diciamo così, non tagli al personale o esuberi eccetera, però magari un togliere da una parte per mettere un po' da una, cioè cercare come vi state muovendo in qualità di socio unico. Naturalmente l'amministrazione comunale chiede contezza che ci sono anche dei dirigenti, no? al consiglio di amministrazione e quindi alla governance aziendale un report su quello che è l'attività dei singoli servizi. Dai report che ci arrivano sicuramente c'è qualche servizio che è sovradimensionato e qualche servizio che è sottodimensionato, quindi si sta cercando di lavorare con la governance aziendale di equilibrare laddove è possibile, perché naturalmente capisco che soggetti che svolgono una determinata attività non possono magari essere utilizzati per un'altra attività o viceversa, però in questo caso qualora sia possibile di riequilibrare i servizi da un punto di vista di organico del personale per permettere comunque dei servizi che sono in deficit di ritornare in equilibrio e comunque dare un servizio sicuramente più efficiente. Questo senza dubbio. Naturalmente carta alla mano, situazioni del personale alla mano, perché naturalmente non posso mettere un ingegnere a fare l'idraulico o viceversa. Il compattatore. Esatto, assolutamente sì. Quindi qualora possibile cercare di riequilibrare le situazioni per permettere comunque un efficientamento dei servizi da un punto di vista di personale. Quanto è tu che sei molto preciso che è stato nominato Carbone al vertice del febbraio 2020. Febbraio 2020, quindi siamo un anno e qualcosa. Un anno e un mese, sì. Assessore, anche se prima lei non c'era, però...
L'ha detto poi... assessore con quel tono, mi preoccupa. No, assessore, col massimo rispetto. Che voto dà all'attuale management di CSP? Situazione che io trovo in corso di causa, non posso esprimere un voto, sicuramente un voto favorevole e positivo, perché comunque da quelli che sono i report che mi arrivano, la governance ha fatto comunque un'azione di riduzione dei costi, delle spese notevole, adesso posso errare nelle numerazioni, perché comunque sono numerazioni che mi arrivano su fogli di carta, quindi... Abbiamo ridotto le perdite mensili, credo, da 150.000 mese a 80.000, 85.000 euro al mese. Quindi comunque è stato un lavoro non indifferente. Capisco anche per un presidente di una municipalizzata strutturata in maniera seria, perché comunque CSP, ripeto, io vengo da un'esperienza della municipalizzata di Santa Marinella, municipalizzata molto piccola. Più ridotta, no? Assolutamente sì, municipalizzata del comune di Ladispoli, molto più strutturata, ma comunque un terzo rispetto a quello che era comunque CSP. CSP è una società strutturata in maniera poi, seria. Però Ladispoli c'è pure l'estate, però poi. Il problema di Ladispoli è che gestisce dei servizi, certo. Per esempio Ladispoli gestisce ancora il servizio idrico, perché non sono passate da CEA, quindi sì, tutta sì, la sì. parte del depuratore. Però diciamo che comunque CSP ha una sua struttura particolarmente complessa, e questo deve essere dato atto comunque anche per il lavoro che è stato fatto dalla governance e quindi dai membri del consiglio di amministrazione. Sicuramente un voto favorevole per l'attività che loro hanno svolto e che continuano a svolgere, perché di fatto continuano a svolgere un lavoro in sinergia con l'amministrazione comunale, perché comunque abbiamo tutti un interesse comune, no? Quello di portare CSP ad una situazione di tranquillità economica e quindi permettere che comunque la stessa svolga i servizi per conto del comune in maniera seria e tranquilla. Ultimissima cosa, quindi 80-85.000 euro la perdita mensile adesso, più o meno. Qual è il vostro obiettivo a partire da quest'anno? Cioè, quanto si può ancora quanto può ancora calare quel? Allora, io acquisisco dei dati che vengono dati nel piano di ristrutturazione aziendale, dove addirittura si fa una previsione, che credo sia comunque una previsione ottimistica da questo punto di vista, che giugno-luglio del 2021 la società era già in equilibrio finanziario, quindi azzerare quantomeno le perdite mensili. Quindi di quest'anno? Con la nuova implementazione dei contratti di servizio, con i nuovi contratti che vengono dati. Poi se comunque c'è una perdita mensile strutturale, quello credo che sia un dato oggettivo. Passare da 2 milioni a 100.000 euro, 150.000 basta euro. Che ci spostiamo a 60 km, andiamo a prendere le municipalizzate del comune di Roma, abbiamo municipalizzato con 180-190 milioni di euro di perdite, che sono 3 anni che non depositano i bilanci e nessuno comunque dice nulla. Cioè, diciamo che qui, nel momento in cui riusciamo a ridurre del 60-70% le perdite mensili, abbiamo fatto, ed è stato fatto in questo caso, perché io non ne sono stato partecipe, ma chi ha operato ad una riduzione delle perdite così cospicua ha fatto sicuramente un gran lavoro. Però naturalmente la volontà dell'amministrazione comunale è quella di portare la società ad un equilibrio finanziario per permettere comunque di viaggiare in maniera tranquilla. Speriamo che possa succedere il prima possibile, che ovviamente, come ha confermato l'assessore, tutti i lavoratori di CSP mantengano la propria occupazione, soprattutto in questo periodo di gravissima crisi economica. Va bene, grazie all'assessore Daniele Barbieri. Grazie a voi. Per essere venuto qui a trovarci, buon lavoro e grazie a Giampiero Lomiti per la sua prestigiosa e preziosa, come sempre, collaborazione. Ricordo che la trasmissione la trovate per tutta la settimana sulla nostra pagina Facebook, il nostro canale social Instagram e anche sul sito internet di Big Notizie, quindi la potete vedere e rivedere. Grazie a tutti per l'attenzione, vi auguro una buona continuazione di giornata.